5 gol, tanto spettacolo e 3 punti ai padroni di casa. Va al Sorrento il derby campano della settima giornata di prima divisione. 3-2 per la squadra di Simonelli sul Benevento, che pure ha combattuto fino al 90esimo per portare a casa almeno un punto. Rossoneri in vantaggio al 14esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Fernandez salta più in alto di tutti e mette dentro di testa. Il Sorrento gestisce bene il vantaggio e prima dello scadere del primo tempo trova anche il raddoppio. Al 39esimo splendida azione personale di Paoligno, che da solo supera praticamente tutta la difesa sannita. Si presenta davanti a Gori e viene atterrato, ma l'arbitro concede il vantaggio a Silvestri, che tutto solo segna il 2-0. 6 minuti dopo l'intervallo arriva anche il gol del Benevento. Cross di Clemente dalla destra, Castaldo in spaccata trova il tempo giusto per il 2-1. Il Sorrento però è tornato in campo nella ripresa con la stessa determinazione dei primi 45 minuti. All'11esimo fallo di Fialdini su Ferrari in area, Paoligno in giornata di grazia non sbaglia. Il Benevento prova a rimettere in piedi la partita, ma il Sorrento contiene la reazione almeno fino al 90esimo, quando Castaldo riesce a segnare il gol del 3-2. Ormai però non c'è più tempo. Per il Sorrento la vittoria vale l'aggancio in classifica a quota 8 proprio ai danni del Benevento.